L'argento, acquistato dagli artigiani sotto forma di grani, viene mischiato ad una percentuale variabile di rame e fatto fondere ad una temperatura di oltre 1000 gradi. Una volta raggiunto lo stato liquido, viene versato nella lingottiera, in modo da ottenere una verga che con un lungo procedimento di trafilatura si allunga e si assottiglia fino a diventare filo. Questo che vediamo viene chiamato filo di scafo, serve da intelaiatura e costituisce il contorno dell'oggetto che si vuole creare. Il filo viene lavorato con diversi attrezzi, legnetti, forbici, normali pinze e speciali pinzette, anch'esse prodotte dagli artigiani, chiamate bruscelle. Lo scafo viene preparato per la saldatura in piano. La limatura d'argento mista borace viene caricata sui punti da saldare. Col filo granato, composto di due fili ritorti e sei schiacciati, l'abile mano dell'artigiano, aiutato dalle bruscelle, crea forme che, a seconda delle disposizioni delle volute, prendono il nome di panetti, ramette, rizzetti, fogliette e resche, come in questo caso. Inizia ora la fase di riempitura dello scafo, operazione tra le più delicate. Si procede poi con la preparazione alla saldatura del tutto. L'oggetto deve essere prima bagnato con acqua borace e poi cosparso di polvere d'argento e finalmente fatto passare sotto il cannello della saldatura.
Per eliminare l'effetto scurente della fiamma, dopo ogni saldatura, l'oggetto viene immerso e lasciato riposare in un composto acido. Successivamente viene asciugato. Fin qui la lavorazione avviene in piano. A questo punto si deve dare una forma tridimensionale all'oggetto. Con l'ausilio di apposite piastre di ferro, dette bottoniere, si dà una forma al gioiello che, composto di due parti, viene fissato con la saldatura. Eseguite le ultime finiture, il ciondolo viene messo in forno per l'imbiancatura finale.